9 luglio 1982. Sono le 7:15 e i primi raggi di luce attraversano le enormi finestre di Buckingham Palace, svegliando gli inquilini. Un tale, di nome Michael Fagan, è sgattaiolato in una camera e si è seduto sul bordo del letto, con una mano sanguinante. Si è tagliato, pare, rompendo un posacenere di vetro, o forse lungo il tragitto per arrivare fino lì. Ha superato un muro di oltre 4 metri con tanto di spuntoni e filo spinato. Poi si è arrampicato su una grondaia, ha camminato sul tetto ed è entrato da una finestra semiaperta. L'allarme ha cominciato a suonare, è vero, ma il servizio di sicurezza l'ha subito disattivato, credendo si trattasse di un guasto. Così Michael ha potuto girare indisturbato nei corridoi per una 15ina di minuti, prima di trovare la persona che cercava, ancora sotto le coperte. I due si osservano, si scrutano, poi la porta si apre all'improvviso ed entra Paul Wybrew, il maggiordomo. «Posso offrirle una sigaretta?» chiede all'intruso con la tipica calma british. «Volentieri», risponde Michael, che segue Paul in un'altra stanza, lasciando campo libero agli agenti di polizia, che fanno irruzione in camera e si precipitano verso il letto. «Tutto bene, Sua Maestà?» Elizabeth Alexandra Mary è nata con parto cesareo alle 2:40 del 21 aprile 1926 a Londra, nella casa di Mayfair dei nonni materni. Suo padre, il duca di York, era il secondo figlio di re Giorgio V. Oggi quel luogo, il numero 17 di Bruton Street, è diventato un elegante ristorante cinese. Da bambina Elizabeth non si addormentava mai senza aver tolto la sella e abbeverato tutti i suoi 30 cavalli giocattolo. Non è mai andata a scuola. Alla sua istruzione e a quella della sorella minore Margaret hanno pensato una serie di insegnanti privati ricevuti in casa. Oggi, però, dispone di un poeta laureato di corte. Questa carica, dal 2009 al 2019, l'ha occupata una donna, Carol Ann Duffy, e oltre allo stipendio, la poetessa ha ricevuto ogni anno una cassa di scevri. Lilibet, il suo nomignolo da sempre usato solo in famiglia, il francese l'ha imparato da una governante. Il suo destino sarebbe cambiato ineluttabilmente almeno un paio di volte. È il 1936, quando nonno Giorgio V lascia la corona al suo primogenito, Edoardo VIII. Ma zio Edoardo non dura nemmeno un anno. Abdica per amore di Wallis Simpson e papà Albert diviene Giorgio VI. Elisabetta aveva 10 anni. La sorella minore Margaret le chiese: «Questo significa che poi diventerai regina anche tu, Lilibet?» «Suppongo di sì», rispose lei, e Margaret, che aveva 6 anni, aggiunse: «Povera te!». Siamo Nicola e Stefania e questa è la quarta puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E dopo esserci occupati di Meghan Markle e del principe William, il nostro viaggio dentro i palazzi britannici continua con Sua Maestà Elisabetta II, regina del Regno Unito, di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Che non fosse destinata a diventare regina, l'abbiamo detto. Ma Elisabetta II non solo lo è diventata, ma dal 2015 ha battuto il record della regina Vittoria. È il sovrano che ha regnato più a lungo nella storia della Gran Bretagna. Quando Nelson Mandela si complimentò con lei per la sua buona salute, Sua Maestà gli rispose: «Sono figlia di mia madre». La regina madre è morta a 101 anni.
Quando il padre morì dopo una lunga malattia, Elisabetta si trovava in Kenya con il marito Filippo. Avevano deciso di fare un'escursione e trascorsero una notte nell'Aberdare National Park, in un resort le cui stanze poggiano sui rami di un gigantesco albero di fico, una posizione privilegiata per osservare gli animali. Anche il cacciatore inglese Jean Corbett si trovava nello stesso albergo e scrisse una frase che ancora compare su una targa appesa alle pareti del resort. Per la prima volta nella storia, una giovane ragazza è salita su un albero come principessa e ne è scesa il giorno dopo come regina. Ma Lilibet non lo sapeva ancora. Era il 6 febbraio 1952 e il marito Filippo le avrebbe dato la notizia al ritorno nella loro casa keniota, il Sagana Lodge. Il suo segretario privato, poco dopo, le avrebbe chiesto di scegliere un nome regale. Non esitò nemmeno un secondo, sono e resto Elisabetta. Lei e il duca di Edimburgo tornarono in fretta e furia nel Regno Unito e si trasferirono a Buckingham Palace. L'incoronazione nella cattedrale di Westminster sarebbe avvenuta un anno dopo, il 2 giugno 1953. Churchill era il primo ministro. Lei aveva 27 anni. Prima sposta la gamba destra, poi quella sinistra. Infine prova a sollevarsi leggermente, cambiando posizione. Niente da fare, la Golden State Coach è davvero scomoda. Una carrozza rococò costruita nel 1760 per l'incoronazione di Giorgio IV, tutta rivestita in pelle. È stata rispolverata per la salita al trono di Elisabetta, che da dentro la cabina osserva la folla. Sarà un po' per le oscillazioni e un po' per la pioggia battente, ma le ritorna in mente una celebre frase di Guglielmo IV. Dentro quella carrozza sembra di stare in nave quando il mare è in tempesta. Aveva ragione, ma adesso non c'è tempo per questi particolari. Anzi, meglio far finta di niente, visto che a riprenderla ci sono decine di telecamere. La sua incoronazione è la prima nella storia ad essere trasmessa dalla neonata TV. Né lei né Churchill erano molto d'accordo, ma alla fine hanno accettato, consapevoli quindi di non poter sbagliare niente. Ecco perché da settimane il duca di Norfolk, il gran cerimoniere, si è trasferito dentro Westminster, costringendo sua moglie a interpretare la regina in estenuanti prove. Anche Elisabetta, nella sala da ballo di Buckingham Palace, ha più volte messo in scena l'evento, passo dopo passo. E ora se lo ripassa mentalmente, partendo dall'entrata nell'abbazia, che all'improvviso si materializza davanti a lei. Il cocchiere da fuori fa un gesto. Elisabetta, dentro la scomoda carrozza, risponde: «Tutto bene, sono forte come un cavallo». Elisabetta è alta 1,63 m ed è nata sotto il segno del toro. Filippo 1,83 m ed è dei gemelli. Una coppiata esplosiva. Il principe Filippo in privato la chiama cavolo oppure salsiccia. Le loro liti sono spesso furibonde. A lui piace la birra, a lei il gin. Hanno sempre dormito in stanze comunicanti. Ma il duca di Edimburgo si è sempre rifiutato di indossare il pigiama, creando qualche imbarazzo al personale di corte. Sono sposati da 72 anni. Nonostante al duca di Edimburgo non sia stato concesso di dare il cognome ai quattro figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, è l'unico che può permettersi di dire alla regina ciò che vuole e ciò che non vuole. Ma le è sempre rimasto tre passi indietro. Come nelle migliori famiglie, anche noi abbiamo le nostre eccentricità, i nostri bisticci e i nostri giovani impetuosi, ha detto una volta Sua Maestà. A fare da cupido fu lo zio di lui, Lord Dicky Mountbatten, mentre la regina madre non era affatto convinta delle nozze. Ai suoi occhi Filippo
nato come principe di Grecia e Danimarca, ma subito esiliato, era troppo povero per sposare una futura regina. In effetti, al momento dell'annuncio del fidanzamento, sul conto in banca aveva poco meno di 7 sterline e come ufficiale ne guadagnava 11 a settimana. La stampa si è sempre scatenata attribuendo al duca un lungo elenco di conquiste, dalla madre di Sarah Ferguson all'attrice Pat Kirkwood. Ma come lascia intendere anche una puntata della terza stagione di The Crown, anche la regina si sarebbe concessa una dolce evasione. L'indiziato speciale è Henry Porchester, suo consigliere in fatto di cavalli. Ma anche in questo caso manca qualsiasi conferma. La coppia ha attraversato la sua crisi più profonda nel 1956, quando Filippo, per allontanarsi da amicizie troppo intime, venne fatto imbarcare per un tour di 4 mesi tra Oceania e Africa. Il tempo, però, ha messo ogni cosa al suo posto. Filippo è sempre stato il bastone a cui ci si aggrappa nei momenti di difficoltà. Parola di The Queen. Il ricordo di coppia più bello, però, è della fine del 1949, quando Elisabetta e Filippo lasciarono Carlo a Londra con nonni e tate e si trasferirono a Malta, dove lui era stato promosso secondo comandante. Fare la moglie di un marinaio fu il periodo più felice della sua vita, fanno sapere i biografi ufficiali della sovrana. Lilibet, fin da piccola, aveva le idee chiare. «Voglio vivere in campagna, sposare un contadino e avere un sacco di cavalli». Così scriveva sul suo diario quando la corona non era ancora parte della sua vita e molto prima di un indimenticabile primo incontro. Altro scherzo del destino. Le campane suonano a festa. Gli invitati si alzano in piedi ad applaudire. C'è grande ressa intorno all'abbazia londinese di Westminster per il matrimonio del principe Giorgio, duca di Kent e quartogenito del sovrano. Sfila lungo la navata con al fianco la moglie, la principessa Marina di Grecia. Su una panca, tra le prime file, siede in disparte un biscugino della sposa, il 13enne Filippo. Non sta attraversando un momento facile, visto che suo papà Andrea è in esilio a Monte Carlo. E la madre, Alice di Battenberg, è stata ricoverata in una clinica per un esaurimento nervoso. Vive con altri ricchi familiari che lo hanno iscritto ad una scuola economica e non gli danno molta attenzione. In compenso, però, dall'altra parte della chiesa c'è una bambina che lo fissa intensamente. È la giovane Elisabetta, vestita a festa per le nozze dello zio. Per quanto tempo si siano guardati non è chiaro. Neppure cosa abbiano fantasticato, ma una cosa è certa. Neppure il ragazzino con l'immaginazione più fervida avrebbe pensato di ritrovarsi lì, davanti all'altare di Westminster Abbey, 13 anni dopo. Lui, principe consorte. Lei, futura regina d'Inghilterra. Per le nozze, Elisabetta II ha ricevuto 2.500 regali, tra queste 2 tazze in porcellana inviate da Papa Pio XII, un merletto tessuto a mano inviato da Gandhi e 500 casse di ananas in scatola spedite dal governatore dell'Australia. Durante il suo regno ha incontrato 14 premier britannici, 7 papi, 12 presidenti americani e infiniti capi di Stato. Ha sempre parlato tutti i martedì sera con i primi ministri, incontri di non più di 20-30 minuti. Vittorio Sabadin, nella biografia Elisabetta, l'ultima regina, ha scritto:
Solo quelli con Wilson si prolungavano sempre di più e una volta, dopo 2 ore, la regina lo invitò a fermarsi per i drink che vengono serviti prima di cena. Da allora la domanda «vuole restare a bere qualcosa?» è usata per misurare il gradimento a corte di un primo ministro. Ma quelli che sono rimasti per i drink sono veramente pochissimi. In 60 anni ha compiuto 261 visite ufficiali fuori dalla Gran Bretagna, comprese 96 visite di Stato in 116 paesi. Ha visitato la Giamaica 6 volte, la Nuova Zelanda 10, l'Australia 16, il Canada 22. È stato il primo monarca a circumnavigare il mondo nel Royal Tour del 1953-1954. Durante la sua vita ha varato 24 navi. Ha ricevuto il presidente americano Ronald Reagan al castello di Windsor nel 1982 e l'anno successivo ha visitato il suo ranch in California. Se vuoi conquistare la regina, devi saper nitrire, il commento attribuito al presidente. È stata la prima monarca a inviare una mail nel 1976 tra due basi militari. Ancora oggi, però, preferisce mezzi di comunicazione più tradizionali, lettere, telegrammi e videomessaggi. Si calcola che abbia inviato circa 50.000 biglietti di Natale. Nel 1982 ha ricevuto per la prima volta, dopo 450 anni, un papa a Buckingham Palace. Era Giovanni Paolo II, ricevuto da lei ma non dalla Thatcher. Nel 1986, invece, è stata la prima regina britannica a visitare la Cina. Ai bagni di folla, Elisabetta si è abituata subito, facendosi carico anche dei rischi. Mano ferma sul grilletto, obiettivo nel mirino, un respiro profondo e... un'esplosione secca squarcia il cielo di Dunedin, in Nuova Zelanda. È il 14 ottobre 1981 e la regina è appena scesa dalla sua auto per la visita istituzionale all'Otago Museum. Tra sorrisi e strette di mano conserva la sua classica aplomb e pare proprio non essersi accorta di nulla. La folla in strada però ha sentito chiaramente lo scoppio e comincia a guardarsi intorno. «Rimanete tranquilli, è un cartello che è cascato», dicono i poliziotti, che poi rettificano. «Si è trattato soltanto di un petardo». L'atmosfera si calma in fretta, mentre al quinto piano dell'Adams Building, un palazzo che si affaccia sulla parata reale, il 17enne Christopher Lewis esce rapidamente dal bagno e prende le scale. Ha l'espressione confusa e un fucile avvolto in un vecchio paio di jeans. È rimasto a lungo affacciato alla finestra, ignaro che con quella carabina e da quella posizione aveva pochissime chance di portare a termine il suo piano, tanto che quando la polizia lo blocca e gli mette le manette, lo incolpa solo, si fa per dire, di possesso illegale di arma da fuoco e spari in pubblico. «Ma come?» risponde Christopher. «Io volevo uccidere la regina». La regina ha sempre avuto un rapporto speciale con la sorella minore Margaret, classe 1930, scomparsa nel 2002. Come tutte le sorelle, litigavano, ma alla fine erano una famiglia. Hanno avuto i loro alti e bassi nel corso degli anni, perché se Elisabetta non ha mai desiderato i riflettori, la minore li ha ricercati per tutta la vita, spesso anche in modi drammatici e teatrali. Una volta Margaret telefonò a un amico minacciando di buttarsi dalla finestra per ragioni oscure. Lui, preoccupato, chiamò la sovrana che rispose: «Non si preoccupi, la sua stanza è al piano più basso». Lo strappo più grande risale a quando, appena regina, Elisabetta le proibì di sposare l'amante Peter Townsend perché divorziato.
allora la Chiesa d'Inghilterra era contraria al divorzio, il che metteva la regina in una posizione difficile. Non ebbe altra scelta. Sua maestà non vorrebbe mai essere di ostacolo alla felicità di sua sorella. Si legge in un documento rimasto a lungo segreto. Il rapporto con i figli, invece, Elisabetta II l'ha recuperato da grandi. Nei primi spensierati anni di matrimonio, adorava girare filmini amatoriali al marito e ai figli Carlo e Anna, ma una volta salita al trono, delegò in toto l'educazione dei ragazzi a Filippo. Nella sua borsa oggi tiene numerosi portafortuna, tutti regalo dei figli, e qualche foto di famiglia. E poi mentine, cioccolattini, uno specchio per il trucco, dono di nozze del marito e caramelle per gli amati cagnolini. Di cani corgi ne ha avuti più di 30. Se Elisabetta si sposta, loro non mancano mai. Disinfettante, filo e un grande cerotto. La regina si osserva la mano con tre piccoli punti di sutura. Poi sposta lo sguardo verso i suoi corgi, appisolati nei loro cesti di vimini, leggermente rialzati sul pavimento, per non patire gli spifferi. Non le sembra possibile che dei cagnolini all'apparenza così innocui le abbiano davvero dato un morso. Certo, lei è intervenuta per sedare una zuffa del branco, ma l'episodio è comunque sorprendente. «Chissà cosa dirà Filippo», mormora tra sé e sé, consapevole che il marito si lamenta dei cani da quando fu costretto a condividere la luna di miele con il corgi Susan. Forse aveva ragione il politico Peter Doig, che aveva chiesto al Parlamento inglese di mettere un cartello «Attenti al cane» all'entrata del castello di Balmoral, dopo che un corgi aveva addentato un postino. Non diciamo stupidaggini, lei è stata la prima a rimproverarlo, sa come si addestrano i cani. In generale sa come ci si approccia agli animali, in primis con i cavalli, il suo grande amore, ne ha tantissimi. Per una legge storica è proprietaria pure di tutti i cigni non contrassegnati che nuotano in acque inglesi. Ha persino un elefante, due tartarughe giganti e un giaguaro brasiliano ricevuto in dono durante una visita di Stato. Ecco, se il morso lo avesse dato lui sarebbe finita sicuramente peggio. Nel 1981 Carlo, l'erede, sposa a St. Paul la giovanissima Lady Diana Spencer in una cerimonia seguita in TV da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ma quella che sembrava una bella favola si rivelerà poco dopo solo un matrimonio sbagliato. Diana già soffriva di bulimia nervosa. Si sentiva inadeguata al suo ruolo e mentre entrava in chiesa aveva in mente solo una cosa: cercare tra i banchi la rivale Camilla. Alla regina, Camilla Parker Bowles non era mai piaciuta. Lei e Carlo si erano conosciuti a metà del 1971, quando frequentavano gli stessi ambienti e partecipavano agli stessi eventi, come le partite di polo. Quando un anno dopo la relazione divenne più seria, Elisabetta II pose un veto. Quella donna non deve esserci mai in mia presenza. Il motivo dell'ostilità? Camilla, a detta di sua maestà, aveva un passato, aveva avuto già diversi fidanzati e quindi era considerata non sposabile. Diana, aristocratica ed eterea, sembrava invece perfetta, almeno sulla carta. Elisabetta ha cercato di aiutarla, ma presto iniziò a considerarla una ragazza instabile e forse troppo fragile per i compiti che aveva assunto sposando Carlo. In un documentario la stessa Diana racconta di aver chiesto aiuto alla regina nel 1986 perché credeva che nel suo matrimonio non ci fosse amore. Ma, secondo Diana, la regina la liquidò con un
Non so che cosa dovresti fare. Punto. Elisabetta II l'aveva già capito. Il suo peggiore incubo, il divorzio, stava per ritornare. E stavolta non poteva né essere occultato né coinvolgere solo l'erede Carlo. Il 1992 non sarà certo un anno che ricorderò con piacere. Anzi, prendendo in prestito le parole di un mio collaboratore, potrei definirlo l'annus horribilis. Nella Guildhall di Londra non vola una mosca. Le parole della regina Elisabetta hanno ammutolito gli oltre 700 banchieri internazionali che, a pochi giorni dal Natale, avevano organizzato un banchetto per celebrare i suoi 40 anni di regno. Dal palco la voce è rauca per colpa di un raffreddore. Le mani invece sono perfette, con il celebre smalto rosa pallido che si fonde con il suo carnato, ma nascondono mesi di sofferenza. Lei, che ancora principessa si schierò pubblicamente contro i divorzi, ha visto in pochi mesi 3 figli su 4 separarsi dai loro partner. Prima Andrea, con tanto di fotoscandalo, poi la rigida Anna, infine Carlo, ormai in piena crisi con Diana, che nel frattempo ha raccontato l'infedeltà del marito in una biografia ufficiale. Come se non bastasse, qualche giorno prima ha preso fuoco una parte del castello di Windsor. Che altro può succedere? Avrà pensato la regina scorrendo il suo discorso. Si guarda intorno. Non ha neppure il suo cocktail preferito, Gin et Dubonnet, con i cubetti di ghiaccio rotondi come piacciono a lei. Forse, per la prima volta, sta mostrando il suo lato più umano, di sofferenza, con grande dignità. Ecco perché il pubblico si alza in piedi e tributa 10 minuti di applausi a quel discorso spartiacque. Gli uccelli del malaugurio, in quelle settimane delicate, si erano divertiti ad accostare la parola fine alla monarchia inglese. Forse sì, avevano ragione. A suo modo, quella era una fine, ma solo del primo capitolo. Questa era la prima parte della vita di Elisabetta II. Vi aspettiamo settimana prossima con i prossimi capitoli della vita di Sua Maestà. Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.